Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti in questo video e vediamo cosa elabora il cervello del tuo ex durante il no contact. Allora, anche se non puoi conoscere ovviamente i pensieri individuali delle persone, l'elaborazione, possiamo, diciamo, avere una comprensione generale dei meccanismi di funzionamento del cervello di una persona durante il periodo di no contact in seguito a una rottura. Tieni presente che ci possono essere delle variazioni, però diciamo durante il processo, diciamo, di no contact, il cervello del tuo ex potrebbe iniziare, perché noi funzioniamo in questo modo, ad avere delle regressioni, cioè iniziare a regredire i periodi in cui tra voi le cose stavano andando per il meglio, i periodi in cui tra voi le cose stavano funzionando al meglio, quindi avere questa sorta di regressione. Quindi perché ogni volta che c'è un cambiamento sostanziale, il cervello tende a regredire. Questo è importante, quindi mantenere il no contact e non riprendere, diciamo, subito i contatti come se non ci fosse un domani. Poi potrebbe avvenire un periodo di analisi e riflessione. Il cervello potrebbe lavorare attivamente per riflettere sulla relazione passata, analizzando, diciamo, cosa è andato bene e cosa è andato male. Questa riflessione potrebbe aiutarti a trarre lezioni, diciamo, intanto del fatto che per coinvolgere devi distaccarti, ma lui potrebbe aiutarlo a trarre importanti lezioni per la sua crescita personale, a non agire ad esempio magari impulsivamente. E possono verificarsi dei veri e propri cambiamenti neuronali. Il cervello è noto per la sua plasticità, il che significa che può cambiare, anzi cambia sicuramente e si adatta nel tempo. Quindi durante il periodo di no contact possono avvenire, possono verificarsi cambiamenti nei collegamenti neurali legati alle emozioni e ai ricordi della relazione. Questi cambiamenti, diciamo, possono influenzare come l'ex partner percepisce la relazione e il processo di rottura nel corso del tempo. Se tu non lo cerchi, potrebbero andare a riattivarsi dei collegamenti neurali precedentemente assopiti riguardo al periodo, diciamo, in cui quando la relazione funzionava, quando le cose giravano per il verso giusto, e questo per te sarebbe un grande vantaggio perché potrebbe portare al quarto punto, che è il ripensamento delle decisioni. Il cervello potrebbe ripensare alla decisione di mettere fine alla relazione, potrebbe verificarsi un dialogo interno in cui l'ex partner pesa i pro e i contro della rottura e cerca di capire se è stata la scelta giusta e magari potrebbe anche arrivare a pensare che magari non è stata la scelta giusta, quindi potrebbe avere un ripensamento. E poi durante il no contact si verifica anche diciamo, uno stress, un tentativo anche di ridurre lo stress, l'ansia, la tristezza. E questo, diciamo, potrebbe identificare te come bersaglio emozionale, quindi potrebbe essere interessato a ricercarti, a rivederti, e il cervello potrebbe orientarsi verso un ricontatto. Quindi questo è un punto fondamentale. E tra l'altro, questo potrebbe richiedere anche una sua azione, perché nel momento in cui pensa di rivederti, dovrà mettere in atto dell'azione. E questo comporterà, diciamo, un cambiamento proprio di prospettiva, dove tu potresti tornare a far parte della sua vita in un processo che potremmo definirlo di processo di crescita personale. Quindi potresti anche avere il vantaggio di, diciamo, poi avere a che fare con una persona più matura. Sicuramente il periodo di no contact è un momento complesso in cui il cervello dell'ex partner sicuramente attraverserà una serie di processi emotivi, cognitivi. È importante sottolineare, ovviamente, che ogni persona reagisce in modo diverso, però tu puoi imparare a
Intanto mantenere il no contact ti consentirà di avere comunque dei risultati positivi sia su di te, sia soprattutto sul tuo partner, sia anche sulla possibilità di ripristinare, di ritrovare una relazione. Seguimi su tutti i canali YouTube! E ti ricordo di abbonarti, di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi anche abbonare. Basta andare nella home page, tastino Abbonati. Il tastino Abbonati si trova vicino al tastino Iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer. E ti ricordo inoltre che se vuoi dare un piccolo sostegno al canale, basta che vai sotto il video per fare una piccola donazione, anche del valore di un caffè ben accetto, basta che clicchi sul tastino Super Grazie. Ciao a tutti, al prossimo video.